GF VIP, Miriana Trevisan al veleno contro Sonia Bruganelli. Soleil sorge, o dei messaggi privati che dimostrano che Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello VIP 6, ha pubblicato su Instagram un video tratto dalla presentazione del libro di Soleil sorge, il manuale della stronza. Nell'estratto in questione, Sonia Bruganelli, che affiancava l'influencer italo-americana, ha detto: ora farò la descrizione di una persona. Dopo che leggerò, alzi la mano chi ha capito di chi sto parlando. Perché io penso di averlo capito. Allora, mi è capitato che una donna si avvicinasse ad un ragazzo più giovane con un passato complicato. All'inizio non ho detto nulla, perché ero vicina ad entrambi e ovviamente non era una questione che mi riguardasse. A questo punto, gli spettatori hanno iniziato ad urlare, Miriana e Soleil ha quindi spiegato, tra le storie che ho scritto. Ho scelto quelle più pubbliche proprio per essere più oggettiva possibile, ed è esattamente quello che all'inizio ha unito me a lei. Perché nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP io facevo l'opinionista e lei era una concorrente. Ha sottolineato Sonia, che ha aggiunto: io la conoscevo per il suo passato nei reality, ma non sapevo quanto potesse essere grintosa ed intelligente. Con una capacità dialettica che mi ha stupito dall'inizio. E devo dire che questa contrapposizione con Miriana è stata quella che mi ha fatto, con il passare del tempo, apprezzare Soleil. Perché di Soleil ho apprezzato quello che lei poi dice, la forza con cui è stata sempre coerente con se stessa e con quello che ha portato avanti. A Miriana queste parole non sono andate giù e, al video, ha aggiunto una didascalia in risposta alle sopracitate affermazioni. Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente nominata e attaccata per l'ennesima volta, come donna, madre, persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la bontà della stronza. Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia a secondare la sua pagetta in questo circo. Ha poi concluso: grazie al Grande Fratello, migliaia di persone hanno visto in modo trasparente la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo, giusto o sbagliato che sia. Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi. Additare continuamente un amico come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri. L'unica che l'ha trattato come una persona guarita sono stata io. Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola ha capito la situazione considerandosi dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie a queste maestre di vita per avermi fatto capire cosa non voglio essere o diventare. Buon Natale a tutti!